Ciao a tutti Ciao. E bentornati nel secondo episodio della serie 5 cose da fare gratis a. Oggi vi portiamo nella capitale francese, ovvero nella romantica Parigi. Parigi è una città ricca di fascino ed atmosfera. Musei, parchi, monumenti e prelibatezze culinarie. Elencare tutto quello che si potrebbe fare a Parigi sarebbe veramente impossibile in un video solo e in così poco tempo. Per questo ci siamo limitati a raccogliere 5 spunti particolari. Ecco quindi le 5 cose da fare gratis a Parigi. La cattedrale di Notre Dame. Che voi ci crediate o no, questo splendido esempio di architettura gotica, nonché una delle chiese più famose al mondo, è assolutamente gratis da visitare. Prendetevi tempo per passeggiare all'esterno della cattedrale e una volta dentro lasciatevi affascinare dal bellissimo rosone centrale e dalle vetrate dipinte. Se invece volete trovarvi faccia a faccia con i gargoyle, sappiate che potete salire sulle due torri della cattedrale al costo di 8 euro. I musei! Ebbene sì, che voi ci crediate o meno, la prima domenica del mese, da ottobre a marzo, sì, I musei parigini sono tutti gratuiti. Inoltre, se siete cittadini europei e avete meno di 26 anni, beati voi, non è il nostro caso, esatto, il Louvre è sempre gratuito. Canal Saint-Martin, uno dei luoghi più inaspettati e magici di Parigi. Suggestivo durante tutte le stagioni, diventa veramente molto molto affollato nel tardo pomeriggio verso l'ora dell'aperitivo, quando i parigini si riversano lungo questo canale per godere del tramonto stappando bottiglie. 59 Rivoli. Situato al centro della città, si tratta di un edificio di 5 piani che ha come tema principale quello della creatività. Qui potrete vedere e toccare più di 30 atelier di giovani artisti internazionali, parlare con loro e passeggiare tra le migliaia di opere esposte che oltretutto sono anche in vendita. Il muro dell'amore. In francese si chiama Le Mur de Je T'aime ed è una sorta di monumento interattivo. Potrete infatti leggere diverse frasi d'amore in tutte le lingue del mondo e scattare una foto con il vostro innamorato. Beh dai, non male come dritte, no? Noi speriamo di avervi incuriositi e vi diamo appuntamento con il prossimo video di questa serie che si terrà magari a Londra. Ciao! Ciao.